Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video sul canale. In questo video ragazzi parleremo di una teoria che ho elaborato personalmente dopo alcuni spunti che ho notato nelle varie anticipazioni e in alcuni materiali promozionali. E niente ragazzi, detto questo spero che il video vi piaccia e niente, buona visione. Giorno 8 ottobre andrà in onda il tanto atteso speciale di Dragon Ball Super, dove Goku affronterà finalmente Jiren, che a quanto pare è di molto superiore al Saiyan. Come abbiamo già visto dalle anticipazioni di questo speciale, Goku otterrà una nuova forma, che sembra assomigliare alla sua forma base. Tutto va bene finora, ma ci sono delle cose che mi hanno fatto riflettere. Innanzitutto è prematuro finire il torneo ora, perché una volta sconfitto Jiren, sarebbe facilissimo per Goku e company sconfiggere tutti gli altri. Poi, guardando le anticipazioni, ho notato che i prossimi episodi avranno dei nomi curiosi che fanno presumere che Jiren non venga sconfitto. Magari è Goku lo sconfitto? E voi direte ora, ma com'è possibile Feraz? La sua nuova forma non deve essere a livelli di Jiren? È normale che elimino il protagonista? E soprattutto, senza Goku l'universo 7 sarebbe spacciato? Beh, guardando i nomi degli episodi 111, 112 e 113, ho elaborato questa piccola teoria. Prima di tutto, ecco i titoli dei vari episodi. Episodio 111, Hit contro Jiren. Episodio 112, La determinazione di Vegeta. Episodio 113, L'amore dei Saiyan per la battaglia. Questi tre titoli mi fanno pensare che i Saiyan del sesto universo e del settimo universo si alleeranno e salveranno Goku dopo che verrà sconfitto da Jiren. Hit potrebbe far guadagnare tempo ai Saiyan e potrebbe permettere al gruppo di soccorrere Goku. Nell'episodio 112 potremmo avere un Vegeta determinato che coordinerà il gruppo per difendersi magari da Jiren stesso, oppure semplicemente per elaborare un piano per sconfiggere l'alieno. Nell'episodio 113 potremmo avere uno scontro tra Saiyan e Jiren. E voi direte ora, ma Goku? Che fine ha fatto? Beh, avete presente il calendario ufficiale di Dragon Ball Super? Lì abbiamo un Goku Super Saiyan Blue che ha dei capelli molto diversi dal normale. Secondo me ragazzi, avremo due nuove forme in questa saga. Il Limit Breaker e il Super Saiyan Blue 2. Voi direte Feraz, ma perché? Perché dici ciò? Beh, più volte abbiamo visto Goku superare i suoi limiti più di una volta. Penso infatti che il Limit Breaker, una volta acquisito, dia il potere necessario a Goku per rompere tutti i suoi limiti e raggiungere il secondo livello del Super Saiyan Blue. Pensandoci bene, il nome Limit Breaker potrebbe significare appunto distruttore di limiti. Infatti è proprio ciò che significa. E magari, anziché come forma che rompe i limiti, questo potrebbe essere una tecnica, un mezzo che permette di essere focalizzato in una nuova forma che rompa ogni limite. Infatti, secondo me, questa tecnica potrebbe innescare in Goku un potenziamento. Aggiungiamoci pure uno Zenkai, dato che verrà sicuramente ridotto in fin di vita da Jiren, e Goku potrebbe diventare veramente fortissimo e sconfiggere finalmente Jiren. Magari nello scontro finale definitivo. Ragazzuoli, per questo video è tutto, spero di cuore che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria, fatemi sapere se avete altri pareri, se la pensate come me, oppure se per voi è sbagliata. E niente, passate dal gruppo Telegram e dal gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione, lasciate un mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale, e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto da Feraz, bella!